Eccoci ancora insieme in diretta per la prima puntata dei I Raccomandati. Moran, chi è questo signore? Chi Carlo, è questo nuovo raccomandato? Ti presento Alessio. Alessio ha 29 anni ed è di Roma, ha un negozio di elettrodomestici. Ma Alessio ha un talento molto speciale. Lui riesce a riprodurre le voci dei grandi campioni. Carlo è un grande imitatore, credimi. Lo so, ed è... lo riconosco, è stato un altro da me, Dominic Hain, lo riconosco. Chissà da chi si è fatto raccomandare stavolta. Raccomandato da un giornalista televisivo, quasi un giudice. Quasi un giudice, vediamo quasi un po', ecco, io vedo la sua ombra. Buonasera, signor giornalista sportivo, come va? Bene, tutto a posto? Lei dove ha iniziato la sua carriera? In aereo? No. Si guardava le mani? No. Scriveva. Ah, giornalista di un giornale, in un giornale. Poi è passato... si metta di profilo che vedo meglio. Ah, ho capito. In televisione. Rai? Sì. Rete 1, Rete 2, Rete 3? 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3. Lì ha scoperto un sacco di talenti e di nuovi giornalisti sportivi. Lei per caso ha inventato il moviolone? Ah, l'ultima curiosità. Lei è abituata ai processi? E soprattutto, lei parla benissimo l'inglese? Ho capito che Alessio è raccomandato da Aldo Biscardi! È sempre un onore e un piacere averti in una trasmissione. Ciao Alessio. Vieni qua. Stai bene? Molto bene. Ti vedo in formissima. Ho visto in forma, già ho visto la prima parte. Sei in grande forma. Sei bravissimo, tu sei fuori classe, tutto a posto. Troppo buono. Adesso voglio capire realmente come fai a conoscere Alessio. So addirittura che Alessio ha un negozio di elettrodomestici e tu spesso vai, sei andato qualche volta lì a comprare televisori, radio, mare, tua sorella. Al mare. A Santa Marinella. Anche tua sorella. Tua sorella poi ti ha detto, guarda che bravo. Tua sorella me l'ha raccomandata, si chiama Teresa, mia sorella. Allora, la salutiamo, ma io non mi fido molto e ho mandato ancora una volta il mio Cluso a verificare dell'amicizia. Vediamo. Caso intricatissimo quest'oggi, Carlo, per l'ispettore Christian Cluso. Sono davanti agli studi della Sette per scoprire se Alessio De Persio è raccomandato dalla sorella di Aldo Biscardi. Figuriamo. Scusi. Hai mai visto questo ragazzo? No. Ho dato tre possibilità. Un arbitro, un terzino del Ternana o un raccomandato? Raccomandato. Secondo lei Biscardi è il tipo che raccomanda le persone? No. Senta, lei è stato raccomandato? No, mai. Non deve raccomandare nessuno. Non si raccomanda nessuno. Eccolo. Molto bravo l'imitatore di Aldo Biscardi. Io l'ho riconosciuta. Sì? Chi sì? sono? Lei è la sorella di Aldo Biscardi. Perfetto. Alessio. Un ragazzo che dice di essere raccomandato da Aldo Biscardi. Io non lo conosco, non so chi sia. Non lo conosco. Io l'ho scambiato per un terzino della Sampdoria, figuriamoci. La saluto. Grazie. Au revoir. Questo ragazzo dice di essere raccomandato dalla vostra famiglia. Io penso che possa essere zia Teresa Dallarino che l'abbia raccomandato. Può essere, perché in genere lui l'ascolta molto, quindi... E allora, Carlo, ascolta bene. Qui abbiamo la bocca della verità. Dicono che sia Teresa ha raccomandato Alessio De Persio, imitatore. Thank you. Non ha resistito neanche l'ispettore. Allora, noi vediamo subito alla prova il buon Alessio. Accomodati qua. Aldo, ci siamo permessi di creare, ricreare... Ho visto. Attenzione, adesso pubblico del Delle Vittorie. Alessio, siediti. Ho bisogno di voi. Sto per stupirvi. Quasi fosse un'inaugurazione, io... Non di un monumento. No, di un monumento, quasi. Io toglierò questo misero ma importante straccio e voi spontaneamente, ripeto spontaneamente, all'unisono farete... Oh! Capito? Mi fate far figurare. Cioè, ho detto spontaneamente e spontaneamente sia. E allora, edizione speciale del processo del giovedì. Del giovedì.
Allora, signore e signori, buonasera e benvenuti al processo del giovedì. Questa è la 200ª edizione, pensate. Questa sera, puntata speciale, piena di ospiti e di novità, grandi filmati e soprattutto, alla fine, le fatidiche, mitiche bombe. Però io subito devo farvi un invito. Vi raccomando, fair play. Fair play, fate un applauso, fair play, vi raccomando. Allora, il tema di questa sera è la raccomandazione. E io in proposito voglio subito ascoltare il parere sulla raccomandazione di un grande giocatore, uno dei più grandi giocatori del mondo. Francesco, mi parli dei raccomandati. Raccomandazione normale, un bel giocatore fair play. Io ho visto, bravo. Vorrei spezzare una pietra a favore di Ilari, io non l'ho raccomandata, non è vero. Conto di essere una letterina, conto di essere una raccomandata. Le letterine sono più piccole, le raccomandate hanno le buste più grandi. Grazie. Applauso al cucchiaio. Grazie Francesco, sento che la polemica sale. Allora io vorrei ascoltare in proposito, sempre sulla raccomandazione, il parere di un grandissimo del calcio italiano di tutti i tempi, Dino Zoff. Ma so. Bisogna cercare di non farsi raccomandare più di tanto, perché i portieri buoni come una volta non ci sono più. Ormai ci sono purtroppo i videocidofoni e bisogna cercare di andare avanti. Grazie Dino, ma io ora vorrei sentire un grande campione che, non essendo stato raccomandato, non ha avuto una raccomandazione ed è dovuto andare niente meno che in Qatar. Un grandissimo campione, bomber fenomenale, Gabriel Batistuta. Allora, Gabriel. No, ma io volevo dire una cosa solo alla gente, no? Che dice che Batistuta. Non si vedono le rughe ancora. No, comunque la cosa importante, io ho avuto offerte importanti da Terracina, Ostia Mare, Pizzighettone, però mi sono chiesto, qui non è che mi fanno sudare davvero, allora ho scelto di andare in Qatar, perché una volta a Roma mi dissero noi contiamo tanto su di te, io adesso però in Arabia conto, come dico io, in banca, però, che è meglio per me. Grazie Gabriele. E a proposito di persone che senza raccomandazione sono emigrate, sono andate all'estero, io vorrei sentire a questo punto un signore che è un esponente del fair play, proprio un grande mister, Sven Goran Eriksson. Ma ci sono le raccomandazioni in Inghilterra o no? Sven? Diciamo che più che raccomandazione, io direi scambio di favore. Per esempio ho fatto giocare a David Beckham una partita perché lui mi ha dato suoneria di sua moglie, di Spice Girl. Va bene, è meglio così, serve anche queste. In Inghilterra poi c'è più classe, in Italia non ci sono queste sottigliezze in calcio italiano. Queste, caro Sven, mi dispiace, non è fair play, sono accuse pesanti. E siccome tu l'hai chiamato in causa, io voglio sentire subito e chiedergli se ci sono o no sottigliezze nel calcio italiano, Carletto Mazzoni. Ma io dico a sto signore che... Io a domenica, quando mi preparo il panino per portarmelo in panchina, siamo alla porchetta, una mezza sottigliezza, mezza ce la metto sempre, che... che mi ammorbidisce tutto e mi fa digerire di più starbi di sti signori che certe volte mi mangerei proprio. Grazie Mazzoni, sei sempre grande, Carletto.
Allora, usciamo per un momento fuori dal calcio, andiamo a chi rischia nello sport. E vorrei chiudere questa bella puntata con un campionissimo delle due ruote, Valentino Rossi. Ma no, sono contento soprattutto per la gente che... No, vabbè. No, raccomandazione, servirebbe certe volte Max Biaggi che c'ha una moto che veramente, cioè, una moto che non è che va tanto. La differenza tra me e lui è che io c'ho il casco, mentre invece lui casca sempre, questa è la verità. Grazie, grazie Valentino. La puntata si chiude qui, basta con le polemiche, a questo punto non mi resta che dire grazie Carlo Conti. Ci vediamo venerdì, domani sera, con Maradona, poi col processo di lunedì. Hai capito? A proposito, venite qua, bravo Aldo, complimenti. Devo dire, a proposito, l'unico scoop che non hai fatto è la presenza di cosa? Non c'è stato Maradona, ma aspettavo anche Maradona. Ci deve stare anche Maradona. Non può non starci, domani sera viene a Roma, a Vianovaro, il mitico studio della Rai, dove sono nato io, in Rai. Guardalo. Diego. Volevo salutare l'Aldo, la gente che mi vuole bene, a Fidel, a tutti quanti. Volevo dire, come si dice anche, no? Come si dice a Napoli, in Argentina, a cani su ne fesse, questa è la verità. E magari qualcuno è fesso là. L'ultima cosa, io ti faccio vedere un animale, vediamo che voce arriva. Beh no, questo è un animale mio, cioè, speriamo che questo animale mi porti fortuna. Alex Santiero, ben finito. Bravo Alessio. Allora, per votarlo, devo dire che è bravo. Bisogna raccomandarlo bene. Adesso la voglio fare una raccomandazione al pubblico. Vai. Votate Alessio De Persio. Rispondi thank you. Numero 2. Thank you. Ecco. Numero 2. Ha detto uno meglio sei. Di me. Bravo. 1-6-4-7-7 e poi il numero di Alessio, se volete votarlo, che è il numero 2. Grazie Aldo, accomodatevi là. Oh, ricordatevi che il costo del televoto è di 50 centesimi. Allora, Carlo oggi ha un grosso problema perché non ci sta su il microfono. Ora però l'ho messo così per... Sei ragazzi. Sicuro? Solamente il microfono? Se, terzo sogno. In un minuto vi rifaccio tutto il calcio minuto per minuto. Alessio, da Roma. Alessio! Vieni Alessio, vieni, già microfonato e tutto, il nostro schizzo puntuale come sempre. Buonasera. Alessio, vieni Buonasera. Da Roma. Che fai nella vita? Commerciante. Tu sai fare le imitazioni di tutti i campioni. Sì. Quindi se io ti porto lì, chiamo la nostra esperta in voci di campioni, cioè Antonellina Clerici. Vieni Antonella. Tu devi dare il voto, Te la senti? Come no? È pronto? Onore, certo. Allora, partiamo. Allora non ci siamo capiti. Se quando vedete questa immagine voi ridete, ma la volete smettere? Ma continuate ancora! E però hanno ragione, dai! Guarda! Lo vedo! Ma continuate allora! È una sfida questa! È una sfida, eh! Vabbè, veniamo a noi! Allora, ascolta bene Antonella, partiamo con Alessandro Del Piero. Ma sono molto contento di stare qua. Sono convinto di essere in una trasmissione importante, spero di cercare di far bene anche qua, oltre che anche in campo internazionale. Grazie, sono molto contento. Antonella, voto? 9, almeno 9, bravissimo. Almeno qui voti 9, alti, eh. Andiamo, capitano della Roma, Francesco Totti. Sono contento di stare qua. È normale che il mister mi ha detto di venire qua, di parlare italiano. È normale che è difficile, ma... Più...
mi trovo più meglio con l'amico mio Cassano. Speriamo che mi raggiunge presto. Grazie a tutti. Voto! Fantastico! Un altro 9, assolutamente. Un altro 9, bravissimo. Rimaniamo nella Roma, vediamo come se la cava con i giocatori stranieri. Cafu, pendolino. Ma sei contento di stare qua, tanta gente con il pubblico. È normale che fa piacere quando c'è tanta gente, che c'è qualche danza brasiliana pure fa, no? E con Misti che è contento, le squadre. Basta che Massico Goma io sono contento di con partita, perde uguale, non è problema. Grazie. Voto! Beh, dai, diamogli un 8 solo perché è straniero. Un 8, dai, perché... un 8. Senti, rimarrei su un campione straniero, a me particolarmente caro, Batistuta. Oh, sono contento di stare qua in mezzo a tanta gente, fa piacere. È lui, è lui. Purtroppo la gamba adesso, ai miei 34 anni, voglio fare il presentatore, ormai è quello che posso fare. E oggi siamo matematicamente in Serie B, e mi dispiace per lui che è qua, però mi hanno venduto loro, non io. E io sono la Roma ora. Vabbè, grazie, grazie anche della citazione, di ricordarmi.